Grazie di essere venuto. So che risvegliarsi al mattino di sabato così presto, qualcuno di voi si è svegliato alle 6 del mattino oggi. Perché questo festival che stiamo cominciando in questo momento, che durerà fino a domani sera alle 20, alle mezzanotte, e dal quale speriamo vivamente di uscire vivi, è cominciato veramente un bel po' di tempo. Per dire oggi è cominciato, soltanto la giornata di oggi, nella passerella che collega Porta Genova. Se passate da lì lo vedete piena di poesie. Ed è cominciato anche per strada. Ecco, non voglio dilungarmi perché poi vorrei far parlare diversi di voi. Per me è un grande onore, veramente una grande, come dire, felicità quella di poter aprire oggi questo festival. Ma tutto anche il tempo ci ha ringraziato, quindi pensate quanto è fortunata la casa. Ma mi piace molto perché, anche se sto io parlando in questo momento, avrei voluto che foste tutti voi, quelli che hanno dato una mano e hanno fatto sì che questo festival si potesse fare. Non soltanto voi, tutti i volontari, che sono l'anima di questo festival, ma anche tutti quelli che hanno partecipato. Pensate, raduniamo quasi 300 associazioni negli eventi che proponiamo. Una quantità infinita di persone che hanno dato la propria opera, la propria fatica a questo evento. Abbiamo creato qualcosa che anche questo mi riempie di orgoglio, una sorta di integrazione senza proporcelo, come succede con la cultura e soprattutto con la poesia, che ha questa sua qualità includente. Abbiamo radunato artisti, poeti, scrittori, videomakers, musicisti di 39 diverse nazionalità che partecipano a questa realtà. Abbiamo dato un'enfasi particolare quest'anno alla lingua italiana. La lingua italiana perché, soprattutto per quelli che come me, che veniamo da un'altra lingua e che abbiamo cominciato con la lingua italiana una lunga storia d'amore molti anni fa, e che come tutte le storie d'amore a volte vi corrisposto, a volte no, ci sono dei giorni in cui litighiamo, questo succede a molti di voi, come a me, con la lingua italiana, ma caparbiamente sappiamo che questa lingua è il passepartout universale che ci permette in questo momento di chiacchierare ovunque noi veniamo in questa sala e comunicare, e succede così tutti i giorni nella nostra vita qui in Italia. Io questo miracolo di una creazione di un evento di questo genere creato un po' semplicemente dall'abbraccio, dall'incontro di persone con una volontà di creare qualcosa, mi fa ricordare una frase di Eduardo Galeano, uno scrittore mio connazionale, che diceva: questi sono i muscoli segreti della società civile. Quando questi muscoli si incontrano con le istituzioni si crea qualcosa di veramente fantastico e soprattutto un progetto di qualcosa che potrebbe crescere e diventare chissà che altro. Sono molto orgoglioso oggi di avere qui presente l'ambasciatore del Consolo Generale dell'Uruguay a Milano, che mi farò parlare perché ha un po' di febbre oggi, ma domani sera celebreremo i 100 anni della comparsata, pensate, il tango più suonato e ballato al mondo, e ricorderemo che questo tango è un tango uruguaiano e innalzeremo un po' la nostra bandiera su questo fatto. Ma sono molto felice di avere qui presenti oggi l'assessore della cultura di Milano, Filippo Del Corno, e Anna Maria Maggiore, che ha un ruolo fondamentale anche nell'ambito in cui ci troviamo, che è quello della valorizzazione dei patrimoni artistico e culturali. Quindi l'esperienza poetica, utilizzando anche questa matrice della lingua
lingua italiana come terreno comune di incontro e di dialogo, ma al tempo stesso anche la presenza dell'arte, il segno dell'arte, che in questa mostra o anche nella preziosa mostra dedicata all'arte australiana che c'è nell'altro spazio che prima ho velocemente visitato. Quando demmo vita a Mudec nella sua, come si può dire, nella sua complessità anche di gestione e di missione, quello che io speravo era che questo luogo fosse un luogo dove dalla differenza, dalle culture si generasse la cultura delle differenze. E questa missione lui la sta interpretando credo in maniera molto positiva, non soltanto per quanto riguarda la sua attività ordinaria, cioè l'esposizione delle collezioni che sono patrimonio delle nostre raccolte civiche e le mostre temporanee realizzate dal soggetto privato che è concessionario appunto dello spazio, ma anche grazie alla capacità che questo luogo ha avuto di attrarre esperienze molto importanti, significative e preziose che, come diceva giustamente riportando una citazione che non conoscevo, rappresentano tutti i muscoli della società civile, ossia iniziative che appunto riescono a nascere grazie all'impegno, alla dedizione e alla convinzione appunto di elementi che vivono in quella che è la società civile e la cittadinanza attiva. Il ruolo che noi abbiamo immaginato che il Forum Centamondo potesse ricoprire all'interno del mondo era un po' questo, anche quello di essere collettore e al tempo stesso promotore e generatore di iniziative di questo tipo. Il programma è davvero ricchissimo e credo che in questa lunga maratona ci sia spazio per molti anche per cercare di orientarsi in quello che è il panorama della poesia internazionale, della poesia di tutto il mondo e utilizzare le parole della poesia come bussola poi per orientare anche la propria relazione con il mondo e le culture che lo abitano in questo momento. Vorrei chiudere proprio il mio brevissimo saluto con due notazioni. La prima è quella che in un certo senso appare come scontata, ma che vorrei che non lo fosse, è un ringraziamento a tutte le persone che hanno dato vita a questa iniziativa, perché sappiamo bene tutti noi che ci occupiamo di progetti culturali come da un lato ci sia l'idea, molte volte bella, molte volte seducente, molte volte forte, ma poi far diventare questa idea realtà concreta richiede un impegno costante e anche, come si può dire, il fatto di incontrare molti problemi che poi vengono affrontati e progressivamente risolti. E quindi, al di là di Vinton Fernandez, il ringraziamento ovviamente a tutte le persone che hanno lavorato per rendere questa iniziativa possibile. La seconda invece notazione che volevo fare riguarda più specificatamente il ruolo che noi oggi possiamo attribuire alla poesia, che è apparentemente tra tutte le arti, tra tutte le espressioni artistiche, quella che da un lato gode di maggior reputazione e prestigio, perché tutti noi sappiamo in un certo senso della straordinaria importanza della poesia nello sviluppo delle forme espressive di tutto il mondo, di tutte le culture, ma dall'altra è quella che appare più fragile, più debole, proprio per il fatto che difficilmente si inserisce in quelli che sono i ritmi e anche, lasciatemi dire, i riti del confronto con la cultura e con le espressioni artistiche che ha oggi il nostro tempo. Da un lato il nostro tempo è caratterizzato da una grande velocità, da una grande rapidità e la poesia invece richiede una profondità e una sospensione del tempo. Il nostro tempo è caratterizzato anche da una grande compresenza di segnali linguistici diversi, mentre invece la poesia è parola nuda che si offre al lettore o all'ascoltatore in tutta la sua potenza, ma anche appunto nella sua unità di pura parola. Affidare in un certo senso messaggio e al tempo stesso un ruolo importante alla poesia dal punto di vista della creazione di ponti, di dialogo tra culture e civiltà apparentemente diverse, apparentemente lontane, credo sia individuare proprio una specifica attributo della poesia, che è quella di riuscire a parlare un linguaggio davvero universale. Questa volta sembra paradossale perché la mediazione linguistica della comprensione del testo è fondamentale e inevitabile per quanto riguarda l'avvicinarsi appunto alla poesia. E tuttavia in questa sua apparente fragilità, in questa sua grande consistenza appunto di universalità, la poesia si propone come un linguaggio davvero in grado di superare qualsiasi ostacolo derivante da una differenza, da una diversità di provenienza. E quindi credo che sia molto importante, con questo chiudo.
questo spazio e la apri questo spazio proprio nella, nell'essere l'incarnazione più piena di questa missione del generare appunto dalla differenza tra le culture e la cultura della differenza. Buongiorno a tutti, io ben saluto del Museo delle Culture di tutte le direzioni che sono coinvolte in questo ambiziosissimo progetto che ha raccontato l'assessore, di polo multidisciplinare che a partire dalle nostre raccolte etnografiche, dalle raccolte etnografiche del Comune di Milano, si pone il progetto del dialogo del ponte verso le comunità internazionali e le culture altre. E, non ripeto perché sul ruolo della presidenza Milton che l'assessore hanno assolutamente interpretato anche il mio pensiero, cioè che veramente la poesia come noi qui rappresentiamo diverse forme artistiche appunto della produzione di opere d'arte, etnografiche, opere artistiche nella nostra programmazione e la poesia è un secondo appuntamento molto felice, molto affollato, molto applaudito da tutti. Forse veramente, come è stato detto prima di me, rappresenta la forma artistica più includente, ma senza intenzione, e quindi si attaglia esattamente al progetto e alla mission di questo museo. E quindi aspettiamo la terza e la quarta edizione seguenti qui al Museo delle Culture. Grazie ovviamente all'organizzazione e all'organizzazione anche del Comune di Milano che supporta questa iniziativa, perché l'amiamo e ci crediamo. Grazie. È un annuncio, no? Adesso stiamo facendo una presentazione, dobbiamo andare velocissimi, poi avremo tempo durante la giornata, perché abbiamo, come si evince dal programma, i tempi sono contingentati, quindi in questo momento semplicemente apriamo la nostra maratona poetica. Intanto stanno arrivando degli amici che ci aspettavamo, perché già questa mattinata abbiamo veramente un programma che io definirei a me emozionante in particolare, perché raduna veramente dei mondi, come potete guardare dal programma. Parleremo di disabilità e ci sono delle persone, alcune di queste sto conoscendo ora, ma alcuni come Antonio Giuseppe Malatarina, di cui presenteremo un suo libro, che potrei definire una delle menti più brillanti che mi è capitato di conoscere negli ultimi anni, e che ci parlerà, ci aiuterà anche, visto che lavoriamo con le parole, a come parlare della loro condizione, perché tante volte noi usiamo termini che ci sembrano eufemisticamente più appropriati e dobbiamo imparare da loro come parlare da una condizione che loro vivono dall'interno e della comunicazione di forza e di vitalità che si trasmette. In questo momento quello che state vedendo è una mostra dei ragazzi di Art Academy. E io approfitterei ancora due secondi della vostra presenza, Assessore e Anna Maria, perché vorrei presentarvi e che ci raccontino un po' qual è il loro lavoro con le parole e con la pittura. Quindi vi presento Giulia e anche Ivan, che è qui. Parlano di letteratura turca, ma molto spesso non hanno il posto dove parlare e di cui
piacere di essere il primo ad essere intervistato dopo dal nostro canale streaming. Dopodiché, Art Academy. Buongiorno a tutti. Allora, Art Academy è un mondo molto vario ed è un po' come una poesia. Ogni parola che è diversa, insieme però crea qualcosa di nuovo e di più bello. Gli artisti di Art Academy vengono tutti dal panorama dell'arte urbana, quindi hanno tutti cominciato per strada e in questo caso si confrontano con dei mezzi un po' più istituzionali, quindi delle tele e un'installazione. È un percorso di poesia visiva, infatti ogni immagine, ogni parola porta attraverso un viaggio nei mondi degli artisti. Ci sono illustratori, calligrafi, poeti, come li va qui presente, e tutti insieme cercano di dare un'impressione di quelle che sono le loro idee sulla società, sul mondo e su Arcadio. Devo dire che ieri ho osservato una realtà interessante, sono arrivate le donne di Arcadio a montare, guardate che non è facile. Sono la parte migliore. Sì, questa è la scusa per non lavorare. Allora, io preferisco non parlare, io so che lui preferisce fare, ma siccome tra una mezz'oretta dovremmo presentare un libro di Antonio Giuseppe Colatarina, alla quale in questo libro c'era addirittura una poesia dedicata a lui, ti costringevo a essere qui con noi. In questo momento allora siete liberi. Grazie. Allora, in questo momento si sta aprendo, potete visitare, una mostra. Noi ci siamo concessi l'anno scorso, e l'abbiamo ripetuto quest'anno, ci parla di Anna Maria, di rinominare la sala biblioteca Sala Giulio Regeni, solo per questi due giorni. L'anno scorso abbiamo iniziato un'attività insieme con Amnesty International che abbiamo chiamato Poesia Urgente per Giulio Regeni, e quest'anno vorremmo chiamarla Poesia più che mai Urgente per Giulio Regeni, perché credo che sia un tema che ci tocca a tutti e che tutti dovremmo tenere a memoria, perché uno dei pericoli è quella perdita della memoria, dove i fatti si perdono. In Sala Regeni allora si inaugura in questo momento una mostra sugli aborigeni australiani, la poesia australiana e anche la musica australiana. Quindi tra un po' vi invito alla visitata. E subito dopo ci sarà un bellissimo incontro organizzato da una cooperativa che lavora da molti anni nel carcere e di quello che significa fare poesia, scrittura in carcere. Ci saranno addirittura alcuni carcerati che hanno avuto un permesso speciale e potremo vedere come funziona un laboratorio di poesia in carcere. Volevo solo per finire quest'opera che vedete qui. Appartiene a un amico che ho conosciuto ieri. Sapete, nell'andazzo dell'organizzazione a volte ci perdiamo dei pezzi. Quello era un pezzo che ci eravamo persi, ma ci siamo recuperati. Lui si chiama Mr. Chaos, aveva creato questa l'età, si chiama Dario, e c'è il suo Paolo qui che ha aiutato. Però abbiamo promesso che per l'anno prossimo faremo una proficua collaborazione. Io ringrazio tutti i collaboratori, tutti quelli che sono stati presenti in questi giorni, e niente, comincia la nostra festival. Grazie davvero a tutti voi.